Supporto di tipo finanziario, Centredil può offrire una certa elasticità nei pagamenti, indubbiamente dietro presentazione di fideiussioni, dietro delle garanzie reali. Il discorso finanziario viene anche valutato e preso in considerazione guardando sia il cliente, sia la committenza e sia l'opera che sta facendo. Abbiamo anche una struttura finanziaria nostra, che è l'EDIFIN, che è una finanziaria, la quale interviene in qual caso il fornitore, invece del classico pagamento a 120 giorni, voglia un pagamento a 30 giorni o anche in contanti. C'è questa finanziaria, sempre del nostro gruppo, che interviene e che può soddisfare certi bisogni del fornitore. Oggi le aziende vivono di due motivazioni: la voglia o il bisogno. Quando lei ha una tranquillità finanziaria, apre l'azienda tutte le mattine con una voglia di produrre reddito, una voglia di lavorare, una voglia di fare. Se lei ha tensione finanziaria, lei apre l'azienda sperando di fare una fattura per scontarla in banca, e tutto questo ti porta a non essere sereno. Cioè, un'azienda, secondo il mio punto di vista, dovrebbe essere finanziariamente autosufficiente per la gestione giornaliera. Poi un'azienda fa un investimento, apre nuove sedi, si ammoderna, si gestisce in modo diverso, fa delle scelte, e allora la banca può intervenire su scelte che faccio, su investimenti che faccio, non nella gestione ordinaria. Io non posso pensare che l'istituto di credito eroghi dei finanziamenti perché la mia azienda non guadagna soldi. È sbagliato. Le banche sono soggetti privati, quel credit crunch esiste, ma proprio perché è difficile capire quando io devo concedere un credito. Cosa ne fa di questi soldi? Rimedia i suoi errori con i miei soldi o con i miei soldi produce reddito? E ricordatevi che i grossi buchi nelle banche sono state fatte nel mondo dell'edilizia.